statuto della regione è la fonte principale della sua attività legislativa ed amministrativa, ma è anche il documento che raccoglie il programma presente e futuro dell'azione dei suoi organi istituzionali, Consiglio, Giunta e Presidente. Quello attualmente in vigore da oltre 40 anni deve essere sostituito per espressa previsione della riforma costituzionale varata dallo Stato nel 2001. Per capire meglio che cos'è lo Statuto regionale, quali novità presenta e in che modo può essere una risposta ai tanti problemi che pesano ancora sul futuro del Molise, il Centro Studi e Formazione sulla Dottrina Sociale della Chiesa, Giuseppe Toniolo, istituito in seno alla Diocesi di Campobasso Boiano, nell'ambito degli incontri previsti dal programma di attività formativa, ha organizzato un seminario dedicato a questo importante documento che pochi conoscono. Però è importante che io come vescovo apra il dibattito di questa sera. Perché è importante? Perché il cammino che ci siamo dati prevedeva appunto la storia del cammino della dottrina sociale della Chiesa. La prima sera vi ricordate Toniolo, che è stato la presenza illuminante di Monsignor Sorrentino, vescovo di Assisi, che ha lanciato questa figura. Poi le encicliche sociali, ed è stata molto bella la lezione fatta dal vicario generale della diocesi di Isernia, padre Claudio Palumbo, che ha aiutato a capire il cammino complesso, ormai lunghissimo, di questi 130-150 anni di fatto. L'Area Novaro 1891, ma anche prima c'è questa scia di grazia e di benedizione, fino alla Caritas in Veritate, che è nelle vostre mani già da tanto tempo. Poi il professor Gilli, vi ricordate, ci ha aiutato attorno a tre domande. Cos'è la sussidiarietà? Cos'è la solidarietà e cos'è il bene comune? E come questi tre elementi si intrecciano tra loro. Per parte nostra, lo dico anche per chi non fosse stato presente, abbiamo usato un esempio che ci viene dalla chiesa, da una delle più belle chiese del Molise, che è Petrella. Vi ricordate? Abbiamo detto, Petrella ha tre bellissime cose, ha i capitelli, ha la scia delle colonne e ha l'insieme della Chiesa. Sono il paragone dei tre grandi principi che reggono la dottrina sociale della Chiesa e che reggono praticamente il nostro vivere sociale oggi. Ogni capitello è diverso dall'altro, chi conosce, da tante chiese in Molise sono belle altrettanto. E è il principio di sussidiarietà. I tuoi occhi non sono i miei, il tuo colore non è il mio, ma abbiamo ognuno di noi un apporto unico e irrepetibile, che è il principio di sussidiarietà, che è il principio di identità. Quanto più è capace un popolo, una nazione, una regione, ecco lo statuto, di darsi identità, tanto più costruisce il futuro. Un popolo con identità progetta, un popolo con identità costruisce e guarda lontano. Un popolo con identità progetta la casa sua e un ragazzo fa ottimi tempi, sa essere bravissimo a scuola perché sa di poter valere, è fiero di quello che ha, non superbo, ma fiero di quello che è. Però contemporaneamente il peso della cattedrale o della chiesa non è retto da un solo capitello, ma da tanti capitelli opportunamente intrecciati ed è il principio di solidarietà. Sussidiarietà e solidarietà sono sempre da tenere insieme. Se rileggete la Caritas in Veritate, il Papa lo precisa tantissime volte. Anche qui lo statuto regionale chiede che accanto all'identità ci sia l'occhio a tutta la realtà nazionale e a tutta la realtà sociale di una terra, no? Non solo ad alcune cose o non solo a me stesso, ma a tutti noi. Ecco anche lo sfondo, capite? Io comprendo anche a livello tecnico che lo sfondo in questo momento è cambiato. Il governo Monti ha ribaltato molte cose e quindi anche per chi ha creato strutture legislative qualche mese fa si trova a dover nuovi confronti.
Però principio di sussidiarietà e solidarietà non vanno mai disgiunti. Chiarissimo quello che ci ha detto anche Gilli. Solo sussidiarietà avremo individualismo, io difendo me stesso. Solo solidarietà avremo assistenzialismo. Ci penserà qualcun altro, ci paga Pantalone, per dirla in termini umani. Invece devo riuscire, ed è lì la fatica, a mettere insieme sussidiarietà e solidarietà. Come faccio a metterli insieme? È come se io avessi due ali, il corpo di queste ali è l'uccello che vola, che si chiama bene comune. Cioè è la forza del bene comune che mette insieme in maniera armoniosa, non facile, ma a livello di principio in maniera giusta e corretta, il principio della sussidiarietà con quella della solidarietà. È il bene comune che intreccia l'uno con l'altro e fa diventare la solidarietà giusta e corretta senza diventare individualismo, perché ha il principio del bene comune. E l'assistenzialismo, minaccia che può derivare dal principio di solidarietà esclusivistico, viene superato perché guardi il bene comune e dici: tu hai bisogno di dare, non solo di ricevere. Ecco, questo è l'apporto. In questo cammino ci è mancata una lezione che è stata impedita dalla neve, ed era la presenza di Flick, che avrebbe dato il cammino della Costituzione italiana, specialmente i primi numeri della Costituzione, ci avrebbe dato l'impalcatura della l'ossatura della Costituzione italiana. Questo ci è mancato. A dire il vero, lui ci ha mandato la sua relazione, ma ci ha chiesto di tenerla un pochino discreta, perché sarebbe bello poterlo un giorno risentire. Perché nel leggere i suoi appunti che ci ha mandato è bellissimo cogliere l'evolversi e il succo positivo, antropologicamente formativo, che ha la Costituzione italiana. Scalfaro, quando muore qualche settimana fa, sul suo tavolo trova il Vangelo e la Costituzione italiana, non altri libri. Capite bene? Questo è un cattolico che sa leggere il Vangelo e la sa coniugare, declinare dentro la Costituzione italiana. Questo ci è mancato per causa della neve. Però tenete conto che di queste cose probabilmente anche voi a scuola oppure in altri luoghi avete fatto tesoro. Qual è il contributo che il Centro Studi vuol dare allo Statuto regionale? Più che altro come contributo allo Statuto regionale, quello che è parte un pochettino più generalizzata la questione, come Centro Studi vorremmo dare un contributo affinché i fedeli laici si impegnino un pochettino di più a partecipare attivamente alla problematica sociopolitica. Certamente quello che poi comunque è conseguenziale è cercare di dare quel contributo, di portare la nostra idea di cristiani cattolici in un momento storico molto importante, quindi non imporre nulla, come dice il nostro arcivescovo, ma proporre ai nostri governanti il nostro pensiero. Noi lo proponiamo, eventualmente se viene preso in considerazione, perché la nostra idea noi pensiamo sia buona e sia valida. Paolo, l'impegno dei cristiani nel sociale e nel politico, quale secondo te dovrebbe essere oggi il ruolo della Chiesa? E dovrebbe essere quello di suscitare nelle coscienze il ravvivarsi di quei principi che via via si sono persi e che sono principi che sono validi per ogni uomo, che è quello della legge naturale e della retta ragione. E poi illuminare queste semplici e fondamentali cose con la luce che è arrivata dalla rivelazione e che la Chiesa custodisce gelosamente da 2000 anni. Interpreta la spaccatura all'interno della minoranza sulla revoca dello statuto? Ma non c'è stata affatto spaccatura, c'è stato soltanto un allontanarsi dall'aula da parte dei consiglieri neoeletti che non avevano appunto partecipato al dibattito per l'approvazione dello statuto. E
Quanto è importante secondo lei un dialogo tra la cittadinanza e i gruppi sociali e soprattutto muoversi su una stessa linea valoriale come la sussidiarietà e la solidarietà? Ma penso che sussidiarietà e solidarietà siano veramente i temi centrali, soprattutto per il nuovo statuto della Regione. Uno statuto che deve essere di fatto sintesi, appunto, non solo di valori ma soprattutto di rapporti tra la società, che tenga appunto il cittadino, tenga il riferimento del cittadino al centro di tutto, per le politiche, per la solidarietà, per il lavoro, per l'occupazione e per le difficoltà. Secondo lei rappresentanza in numero e qualità può andare di pari passo con una giusta retribuzione? Ma intanto c'è da dire che per quanto riguarda il numero equo è un problema che si è posto e si sta ponendo a livello generale e noi per quanto riguarda anche la nostra carta costituzionale che intendiamo modificare e riproporre a breve abbiamo pensato a un abbattimento significativo del numero dei consiglieri da 30 a 20. È chiaro che deve secondo me anche andare di pari passo con un'equa retribuzione, anche se poi lei capisce l'individuazione di questa equa retribuzione può essere soggettiva. Credo però che anche per sgombrare il campo da facili populismi sia necessario, a mio avviso, puntare più che altro sulla qualità della prestazione, di quelle che devono essere le risposte che bisogna dare ai cittadini. E probabilmente in questo senso io credo che i consiglieri regionali, così come tutti i rappresentanti delle istituzioni, come i magistrati, come anche gli alti manager, debbono avere sostanzialmente una, diciamo, la possibilità di essere fuori da ogni tipo di tentazione, perché ricordi che chiunque ha a che fare col denaro corre sempre dei rischi, allora tutti potenzialmente siamo persone oneste, ma io credo che la indipendenza anche economica abbia un senso e poi non bisogna nemmeno dimenticare tutte quelle persone che hanno anche una professione, hanno comunque una, già di per sé una buona retribuzione. Potremmo modificare il sistema, potrebbe essere questo secondo me anche la risoluzione di ogni tipo di problema. Per esempio, ecco, la politica potrebbe anche essere fatta gratuitamente, senza nessun tipo di compenso, conservando quella che è la retribuzione pregressa. Ma penso che su questo troverà poche persone disponibili. Io lo sarei, per esempio. Felice, il titolo secondo dello statuto osservato prevede la partecipazione del popolo, ma come far diventare il popolo vero attore? Il popolo già ha la possibilità di essere attore perché perfino lo statuto attuale prevede forme di coinvolgimento e di partecipazione popolare alle decisioni del Consiglio. Quello nuovo lo ha semplicemente ribadito il concetto. Credo che il problema sia proprio in questo, cioè nella volontà popolare di voler essere effettivamente attrice in questo processo di in questo rapporto di consultazione con la classe politica. Noi anche in questo convegno abbiamo ascoltato i politici, abbiamo verificato la loro disponibilità ad ascoltare. Il presidente Pietracupa ha invitato addirittura i rappresentanti di enti esponenziali e associazioni ad essere presenti nella fase in cui dovremo tornare ad occuparci di nuovo dello statuto. Io per esperienza posso dire che già nella fase di approvazione del nuovo statuto ho visto poca gente partecipare alle sedute. Questo non è un bel segnale perché segna quasi un distacco tra il popolo e coloro che lo rappresentano e che ne devono interpretare la volontà. È questo che non deve accadere. I cittadini devono prendere coscienza dei loro diritti e devono avere la capacità, la forza e la volontà di partecipare attivamente facendosi promotori anche presso i politici dei loro desideri, perché i politici non sono in grado di interpretare tutto. Però ripeto, gli strumenti ci sono i cittadini che devono diventarne consapevoli. Lo statuto regionale è stato osservato dal governo nazionale. Perché è stato osservato e quali i punti criticati? Beh, ci sono molti argomenti che in qualche modo sono stati sotto osservazione da parte del governo già qualche tempo fa.
e riguardano soprattutto i limiti di costituzionalità di alcune scelte organizzative che erano presenti in questo statuto. E noi abbiamo colto proprio questa occasione però per rivedere molte parti, anche perché c'era un'idea abbastanza condivisa che poi per varie ragioni non si è realizzata, che riguarda proprio la riduzione del numero dei consiglieri. Oggi abbiamo questa, direi, occasione e necessità, anche perché la legge lo prescrive, di rivederlo e quindi riaprire un dibattito che io spero sarà breve per arrivare alla nuova approvazione dello statuto. Ma la bozza di revoca può essere punto di partenza per il nuovo statuto? Sicuramente sì, in molti aspetti sì. C'è da rivedere alcune questioni, ripeto, il numero, la forma di governo, ci sono una serie di questioni che vanno a mio giudizio riviste, alcune più urgenti come il numero, altre potrebbero essere anche rinviate in altra occasione, ma credo che arrivato il momento della revisione valga la pena di fare uno statuto che sia quanto più completo possibile. Secondo lei, sottoscrivere i valori cristiani all'interno dello statuto può dargli una forma che finalmente piace a tutti? Beh, io avevo già voluto nella passata discussione insistere sull'idea che è condivisa e credo che sia abbastanza ovvia, quella delle radici cristiane della nostra regione, che sono indubitabili e che devono sicuramente in qualche modo essere il cardine in base al quale puoi fare delle scelte anche politiche. C'è anche da questo punto di vista il discorso sulla famiglia, sull'individuo, la sussidiarietà, argomenti che andrebbero visti con maggiore attenzione e quindi possiamo migliorare anche in questo senso. Lo statuto ha due parti, quella in cui sono stati elaborati i principi e quella che contiene le regole di funzionamento dell'amministrazione regionale. La nostra attenzione è stata rivolta soprattutto alla parte dei principi, che contiene cioè gli obiettivi principali dell'azione della regione. È emerso che il nuovo documento da approvare ha riservato la giusta attenzione al valore della persona, alla famiglia come istituzione da salvaguardare ed aiutare a livello sociale, al patrimonio culturale, storico ed artistico molisano, alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e, argomento molto importante oggi, agli strumenti che devono favorire la crescita economica della regione, con un occhio particolare rivolto alla creazione del lavoro ed alla promozione di quello giovanile, basi fondamentali del futuro del Molise. L'impostazione dello statuto regionale va dunque nella giusta direzione, ma è importante anzitutto che i cittadini lo conoscano e lo condividano, formulando proposte e partecipando direttamente alla vita democratica con gli strumenti che lo statuto stesso ha introdotto.